Ricordate qualche giorno fa quando abbiamo parlato di un content creator che è stato doxato? Mi riferivo ovviamente alla vicenda di Jake's Films e Sniper Wolf, che vi rifaccio vedere qua su schermo con questo tweet di ormai qualche giorno fa, che aveva condiviso appunto il ragazzo, dato che questa content creator che non fa contenuti interessanti, meglio, fa veramente pessimi contenuti su YouTube, che va a rubare i TikTok di diverse persone senza quasi mai creditarle, le riutilizza insomma questi contenuti per fare una valanga di views sulla piattaforma. E quindi, dato che lui si era messo a criticarla all'interno di un suo canale YouTube dedicato totalmente a questo genere di contenuti, allora la reazione è stata sbagliata, ma il fatto che ci sia rimasta male ci sta, perché se tu fai una critica e la fai veramente costante su una persona, non è una bella cosa. Ma a parte questo, appunto, arriviamo al fattaccio che lei, dato che sapeva qual era l'indirizzo appunto di questo content creator, ha deciso di condividere una foto della casa, appunto, di questa persona su Instagram, dove ha milionate di follower, e quindi lo ha doxato. Che cosa significa doxato? Ovvero che ha condiviso le informazioni private, insomma, di questa persona, le ha condivise pubblicamente. Che è una cosa che non si dovrebbe mai fare. Poi cosa è successo? Una marea di persone si sono lamentate, me compreso, di questa situazione, una marea di creator abbastanza grandi. YouTube non ha detto una parola e semplicemente c'era una risposta a una terza persona dove appunto veniva scritto: ma noi non supportiamo alcun tipo di offesa da parte dei creator o comportamenti violenti o quantomeno cose che comunque non si dovrebbero fare sia sulla piattaforma che anche al di fuori di essa, se tu poi appunto ci lavori con YouTube e tutto il resto. E quindi non avevamo ricevuto risposta fino a qualche ora fa, che vi faccio vedere appunto questo tweet, dove Team YouTube ti va a dire che hanno temporaneamente sospeso la monetizzazione del canale di Sniper Wolf per essenzialmente le regole che riguardano le responsabilità dei creator al di fuori della piattaforma. E già qui ci sono una marea di problemi. Perché sospendere temporaneamente la monetizzazione, che cosa significa? Che per 30 giorni non può guadagnare? 60 giorni, 90 giorni, ma ne dubito perché queste cose non durano così tanto quando accadono. Quindi non è successo nulla. Cioè, se tu hai una persona che guadagna un fottio di milioni di dollari al mese, che un mese magari non viene pagata, non gli cambia nulla, perché appunto stiamo parlando di una persona stra-iper mega ricca. E in ogni caso al suo canale non succede nulla, perché non vai a dire: guarda, questi contenuti non dovresti portarli, o quantomeno fa più attenzione nel creare i tuoi contenuti anche per come ti vai a relazionare con gli altri creator. Assolutamente no, quindi è una pena assolutamente irrisoria. E poi, oltre a questo, ti vanno ancora una volta a specificare che le azioni dei creator al di fuori della piattaforma, che vanno a mettere in rischio appunto l'incolumità degli altri o comunque della community di per sé, è una cosa che loro non accettano. E in ogni caso il comportamento da entrambe le parti non è quello che noi vorremmo vedere su YouTube. E poi ti concludono qua che sperano che praticamente insomma, con questa soluzione tutti potranno andare avanti e muovere questa conversazione su temi un pochino più buoni. E anche qua ti dico: cosa diavolo avete nel cervello? Ora, io non sono nato ieri, assolutamente no, ho una certa età anche su YouTube, dato che sono sulla piattaforma da ormai dal lontano 2009-2010, quindi so benissimo come gestiscono questo genere di cose e non mi sono meravigliato assolutamente per questa situazione. Però che tu mi vai a dire che il comportamento da entrambe le parti è un qualcosa che non vorremmo mai vedere su YouTube. Ma di che cavolo stai parlando? Cioè, tu hai qua una persona che ha fatto delle critiche costruttive su un creator, dato che il contenuto che fa appunto questa persona non è buono e vai letteralmente a rubare contenuti altrui. Mi stai implicitamente dicendo che appunto criticare è una cosa che non vorresti vedere sulla piattaforma, o quantomeno che, dato che vai a smentire o a parlare male di una persona che ha milionate di follower, non lo dovresti fare? Ma che cavolo di risposta è? E poi in ogni caso non ha senso tutto questo discorso, perché alla fine, tra l'altro, abbiamo scoperto qua tramite questa community notes di Twitter
che quando hanno scritto questo tweet, quelli di Team YouTube, il canale di Sniper Wolf non era ancora stato demonetizzato, comunque non gli era ancora stata tolta appunto la monetizzazione. Ve lo faccio vedere questo con quest'altro tweet di Zach James, perché c'è una essenzialmente un'estensione per Chrome o qualcosa del genere, c'è praticamente c'è questa piattaforma di VidIQ che ha un plugin che ti va a mostrare praticamente quali di questi video sono monetizzati e quali non lo sono. Per esempio questo video è monetizzato, quest'altro invece che vi faccio vedere ora su schermo non lo è. Quindi già questa è una situazione strana. E come se questo non bastasse, vi faccio vedere anche la risposta di Sniper a tutta questa faccenda, dove lei si dice mi scuso per le mie azioni, non volevo dare un messaggio negativo, quando in realtà non gliene fregava assolutamente nulla. Vi basti pensare che io poi non l'ho detto perché non mi sono voluto addentrare più di tanto nell'argomento quando ne ho parlato l'ultima volta, che poche ore dopo che era successa tutta sta roba, lei poi appunto aveva aggiunto una storia su Instagram dicendo adesso noi arriviamo a casa tua, che cosa vuoi fare? Cioè, che era, doveva essere una battuta, che era una cosa però altamente creepy, se tu veramente vai a cercare le persone che ti criticano a casa loro per intimare un qualche tipo di confronto. Cioè, mamma mia, cose veramente da bully. Però appunto nel resto della risposta poi dice mi sono meritata questa punizione, cercherò di migliorare la mia comunicazione e tutto il resto, che però, Dio mio, io non so quanto possiamo fidarci di questa cosa, a parte il fatto perché questa è stata una di quelle content creator che è sempre stata al centro di controversie. Tra l'altro in questi ultimi giorni ne erano uscite diverse, del tipo che aveva fatto dei video con un sito web che ormai mi pare che non esiste più, ovvero Omegle, dove tu potevi parlare in webcam con persone a caso, e appunto aveva fatto dei video intimando dei minorenni a denudarsi appunto sulla webcam per poi far vedere la sua reaction e quindi guadagnarci sopra, che... Dio mio, ma che cavolo, come ti vengono in mente di fare queste cose? E appunto dopo che le persone hanno cominciato a parlare di tutte ste robe, lei che cosa è andata a fare? È andata a prima mettere alcuni video privati e poi è andata a eliminare del tutto. Viva la colta di paglia in questo caso. Però detto questo, per concludere tutto questo dramma che ho voluto un pochino seguire perché era decisamente importante, dato che era una cosa che non si vede spesso nel mondo di YouTube o quantomeno dei content creator in generale, diciamo che abbiamo avuto un'altra conferma, che la piattaforma di YouTube ha dei problemi molto seri. Alcuni di questi problemi non riguardano però la piattaforma, ma chi la gestisce. Perché se tu come appunto persona che gestisce tutta la baracca non vai a dire quello che dovresti fare o che non dovresti fare, o quantomeno come dovresti relazionarti con i vari content creator, e in ogni caso dire guarda, è vero che stai facendo una valanga di soldi con questi contenuti, ma non è corretto, perché se tu prendi i contenuti da un'altra piattaforma letteralmente stai rubando delle views, che non è una cosa ottima. Però appunto, dato che queste persone hanno una valanga, ma una valanga di views, diciamo che quelli di YouTube non vogliono prendere azioni pesanti, perché sanno benissimo che in tutto ciò loro ci guadagnano. Tutto qui. Quindi abbiamo ancora una volta la conferma che ci sono due pesi e due misure in base a chi sei, che cosa produci e che cosa gli arriva a YouTube, appunto da tutto quello che vai a pubblicare sulla piattaforma.